Vi voglio raccontare una storia. Questa è la storia di una grande amicizia, quella fra Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Forse vi sarete chiesti anche voi, come me, per quale motivo non ci sono concerti, non ci sono cose che ci raccontano di loro. Seguitemi e lo scoprirete con me. Quest'estate ci sarà il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti e questa cosa mi ha toccato profondamente per due motivi. Da una parte c'è Antonello Venditti, che è il cuore di Roma, è Roma Capoccia, Grazie Roma, La Sora Rosa, Trastevere, è notte prima degli esami, che io la cantavo in motorino tornando a casa con le mie amiche. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come pini di Roma, la vita non li spezza. Che poi quel pianoforte sulla spalla per Venditti fu come la croce per Cristo. E poi dall'altra invece c'è De Gregori. De Gregori che me lo strimpellava mio padre con la chitarra. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle la stanza. Per sognare. E dall'altra c'è il fatto che io non sapessi assolutamente nulla delle loro collaborazioni artistiche, anzi, a dire la verità, io pensavo che i due si stessero anche un po' antipatici. Nel 72 i due artisti lavoravano per la stessa casa produttrice, la RCA, che non si fidava molto di due personaggi, quindi decise di produrli in un unico LP, che si chiamava Theoricus Campus. Per sfortuna De Gregori non ebbe successo e Venditti invece molto, e questo creò una rottura, il rapporto fra i due si freddò. Nel 75, anche per De Gregori, con l'album Rimmel, arrivò finalmente il successo. Tanta voglia di vivere e dolce Dopo qualche anno esce l'album Nato sotto il segno di Pesci. Venditti inserisce una canzone che si chiama Francesco, dove chiede scusa a Francesco. Infatti dice: "Scusa Francesco, torneremo presto a cantare insieme". Da quel momento a livello umano i due si riappacificano. La vera svolta arriva nel 2020, quando i due omaggiano Lucio Dalla con il testo della canzone Canzone. Da lì iniziano a pensare a questa collaborazione artistica un po' più concreta. Io personalmente trovo che sia una cosa geniale, perché questo è un rapporto molto fresco a livello musicale ed è anche il motivo per cui io, ma credo che anche altre persone, anche voi, probabilmente non sapevate di questa amicizia, non sapevate, vi chiedevate sempre perché non avessero mai suonato insieme. Allora io vorrei vedere questo concerto che ci sarà il 18 giugno, un po' come ripartire dai Folk Studio a fine degli anni 60. Per le strade, fra la gente, diglielo veramente, non può restare indifferente. E se rimane indifferente, non è lei?